Si chiama Peter Madsen, sarebbe l'inventore del Nautilus e sarebbe stato condannato all'ergastolo, quindi al carcere a vita per quanto riguarda l'omicidio della bella Kim Wall. I resti della fanciulla che lui avrebbe invitato nel suo sommergibile per un reportage sarebbero stati ritrovati su di una spiaggia vicino a Copenaghen, in Danimarca, alla fine del mese di agosto, 11 giorni dopo la scomparsa da parte di un ciclista che era lì proprio di passaggio. Masson avrebbe negato però ogni addebito e avrebbe dichiarato che la donna era, diciamo così, aveva perso la vita in maniera del tutto accidentale, per colpa delle esalazioni da monossido di carbonio che la donna avrebbe, diciamo così, compiuto all'interno del sommergibile sulla quale era stata invitata, ripeto, per un reportage. Avrebbe però confessato l'uomo di essere stato lui a smembrare il corpo della donna di 30 anni e avrebbe cercato di occultarlo gettandolo in mare aperto. Questo dunque sarebbe quanto. Io ringrazio tutti per l'ascolto e per la visione. Chiaramente questo video non intende assolutamente per la privacy né di Kim Bo né di appunto Peter Masse, ma solo informare eventuali persone di quello che sarebbe accaduto. E pieno rispetto alla privacy di Kim e di Peter. Grazie, saluto e al prossimo video.